Quel binario, che partiva dalle più grandi città d'Europa, lo si vede all'improvviso, quando spunta in quel tratto in cui i treni rallentavano la loro corsa, prima di entrare a destinazione, nella stazione di Auschwitz II, Birkenau. No, non si può comprendere, non si può provare, non si può nemmeno immaginare che cosa sia Birkenau.